Allora, innanzitutto quello che stiamo notando come tendenza rispetto ai numeri del 2022 è che nel 2023 stiamo già avendo più del 93% di incremento rispetto a quella che è stata la scorsa estate, quindi ovviamente dati super promettenti dal punto di vista turistico. Per quello che riguarda, diciamo, le tipologie di prodotti che vengono scelti dai clienti, quindi dai turisti, parliamo principalmente di grandi attrazioni, luoghi iconici, quindi questo è un po' il grande trend. Nonostante appunto ecco, l'Italia abbia tantissimo da offrire, continuiamo a vedere una grande presenza all'interno di grandi città e in particolare all'interno dei luoghi iconici di queste città. Quindi andando proprio nel dettaglio, parliamo del Colosseo, dei Musei Vaticani su città come Roma, ovviamente del Duomo di Milano a Milano, degli Uffizi, della Galleria dell'Accademia a Firenze. Questi diciamo vanno poi a confermarsi proprio come i luoghi più iconici e più visitati in quest'estate. Quindi in realtà nulla di nuovo rispetto a quello che sono sempre state, diciamo, le grandi tendenze. Sicuramente ci sono un po' degli outsider che stanno continuando a crescere. Probabilmente le persone hanno anche bisogno di svagarsi durante il periodo estivo e quindi realtà nuove, musei freschi, insomma, innovativi, freschi anche dal punto di vista pratico, visto che c'è l'aria condizionata dentro, sono magari luoghi come l'Economuseo, ma che è un museo che è aperto da poco, un museo spagnolo che è aperto da poco a Roma. O ad esempio il Museo delle Illusioni che troviamo in Italia in diverse città, tra cui Roma e Milano. Questi sicuramente riguardano, insomma, ecco, le principali tendenze di questo momento. Allora, le isole, in particolare la Sicilia, sta avendo comunque un buon tasso di crescita. Ovviamente io parlo sempre di dati rispetto a tickets, anche se tickets Certo. rappresenta una buona cartina di tornasole del tutto. La Sicilia sicuramente si sta dimostrando con tutte appunto, le aree archeologiche presenti all'interno dell'isola, in varie aree, sia a oriente che a occidente. Un ottimo modo, insomma, per appunto, ecco, dimostrare che comunque l'Italia non è solo le grandi città italiane. E tutto quello che è l'hinterland della Toscana, ovviamente, quindi anche luoghi più piccoli, come mi viene in mente, ad esempio, San Gimignano, che ha dei musei meravigliosi, oltre a essere il paesino in sé molto molto bello. E in più, ovviamente, noi abbiamo sempre avuto un focus molto specifico su amusement park e water park, quindi la parte del Garda, dove ci sono diversi luoghi importanti, insomma, a livello diciamo di divertimento, quindi Gardaland mi viene da pensare come luogo principale di quell'area e tutta la parte della costiera romagnola che come sappiamo è stata falcidiata da tutto quello che è stato un po' insomma il periodo climatico di maggio, di aprile e maggio. Fortunatamente adesso sta avendo diciamo, un revamp dal punto di vista turistico grazie a tutti gli amusement park e i water park che sono presenti sulla costiera romagnola. Allora, quello che stiamo notando è che sicuramente l'Italia, per natura, insomma, è il concetto proprio di cultura, si radica al viaggio in Italia. Quindi, ovviamente, anche dalle nostre statistiche notiamo che le principali attrazioni, proprio per categoria, vengono poi ovviamente a essere assimilate all'interno di luoghi iconici dal punto di vista culturale. Quindi parliamo di musei, aree archeologiche e tutto quello che ha a che fare con questo. Però, naturalmente, questo non esclude che il turista si trasformi quando è in destinazione, perché ovviamente l'Italia non è solo, come dire, serietà o comunque turismo, diciamo, well-educated che ti porta poi a fare solo, esperienze, diciamo, di alto livello culturale, ma ovviamente poi ci si può anche trasformare, magari penso alle famiglie dove ci siano anche dei bimbi che ovviamente dopo una visita in un museo o magari in un'area archeologica hanno anche il piacere di sperimentare qualcosa di nuovo. Ecco, prima ho citato l'Economuseum, i water park, gli amusement park, il Museo delle Illusioni, insomma, sono tantissime in realtà le declinazioni. Forse l'Italia è meno nota per questo rispetto ad altre destinazioni internazionali, ma comunque anche l'Italia ha un buon bacino, diciamo, di prodotti turistici legati all'entertainment, diciamo, al divertimento. Sì, allora, Roma rappresenta non solo in Italia, ma nel mondo il mercato numero uno, quindi la destinazione numero uno per il quarto anno di seguito, quindi a parte, diciamo, il periodo della pandemia dove c'è stato un piccolo sorpasso da parte della Spagna, in particolare con Barcellona, per tutto quello che riguarda in realtà diciamo la presenza di Roma come destinazione numero uno è a livello mondiale, quindi questo è un ottimo risultato, è un sogno molto molto, noi andiamo molto fieri di questo. E a livello diciamo di quelle che sono le attrazioni, ecco come dicevo, Roma è un ottimo specchietto, cartina di tornasole, diciamo, di quello che sta avvenendo a livello internazionale in Italia per quanto riguarda turismo. Quindi i luoghi iconici sono quelli più visitati, quindi parliamo di Musei Vaticani, del Colosseo, la Basilica di San Pietro, che pur non avendo un biglietto d'ingresso, però ha possibilità di fare tantissime esperienze tra insomma, le tantissime aree che è possibile visitare. E ovviamente poi ci sono anche appunto realtà minori, diciamo, degli outsider. Dei luoghi un po' più di nicchia, come ad esempio l'Iconomuseum, il Museo delle Illusioni e tanti altri che piano piano, diciamo, stanno scalando un po'
delle posizioni.